che dovremmo cercare di riflettere perché la magistratura penale è sotto attacco e perché sono i pubblici ministeri sotto attacco. Ma innanzitutto voglio ricordare che dei 24 magistrati assassinati in Italia, unico paese del mondo civile così alto come i magistrati, la grandissima maggioranza sono pubblici ministeri, sono 20 su 24. Cioè sono persone che stanno sul confine tra legalità e crimine. E nel nostro paese questo confine è stato un confine delicato. E lo stesso, lì uccisi perché erano sul confine, qui oggetto di pesanti critiche perché sono i produttori. Guardate, abusi ce ne, io credo che qualunque magistrato può riconoscere quali sono gli elementi di abuso. Molto spesso hai azioni penali esercitate senza notizia di reato. La Corte di Cassazione poco fa ha confermato alcune condanne a alcuni pubblici ministeri che hanno esercitato l'azione penale senza avere notizia di reato, un problema delicatissimo questo. Intromissione all'interno dei procedimenti amministrativi, ci sono una serie di, come dire, di cose da mettere in sesto con equilibrio da questo punto di vista, però io credo che è l'avvocatura. Con Oreste l'avvocatura, le camere penali stanno assumendo un ruolo fortemente propositivo, diciamo molto bene Anna prima, di soggetto politico interlocutore complessivo. E questo credo che sia giusto farlo, deve essere così. Perché, e lo dico ad Oreste, tu hai abbandonato questo profilo, il profilo precedente era un profilo di contrapposizione pregiudiziale, che non giova. Perché nella contrapposizione pregiudiziale tra avvocatura e magistratura c'è un terzo soggetto che